se non avete capito qualcosa e volete che torniamo indietro su qualche argomento, molto volentieri. Volevo chiedere riguardo l'ontologia, le applicazioni che dallo studio fuoriescono, ecco, quali possono essere, perché si studia l'essenza di ciò che è appunto la relazione che noi consideriamo umano e natura divisi, insomma, però quali sono poi le applicazioni che si possono cogliere da questo studio? Grazie. Rispondo? Allora, è un tema molto, cioè, che mi tocca molto personalmente, perché uno dei miei problemi nello studiare filosofia è che rimane un sacco teorica, no? E quindi dici, ok, ho queste cose, questi concetti, che ci faccio? E in particolare nel caso della questione ambientale, ovviamente è una cosa che ci tocca tutti i giorni, quindi bisogna cercare di fare qualcosa. E quindi direi che ci sono diversi step. Ovviamente la filosofia non è mai qualcosa di applicabile così direttamente. E l'ontologia è una delle cose più teoriche che ci sono in filosofia. È uno step intermedio. Allora, diciamo, torniamo indietro. La questione, affrontare la questione teorica che c'è dietro a un problema è fondamentale per mettere in questione, capire, e anche per potersi interfacciare, per esempio, con i politici, con chi deve decidere a livello internazionale, per poter avere un quadro di insieme più chiaro, per poter decidere consapevolmente. Quindi per non dare per scontato, ad esempio, una visione occidentale, che molto spesso purtroppo diamo per scontata, una visione utilitaristica sulla natura, quindi mettere in discussione la questione ontologica è importante da questo punto di vista. Lo step intermedio è prima poi di arrivare appunto alla dimensione politica, e tra l'altro la buona notizia, tra parentesi, è che a quanto pare, ad esempio in Europa, che è molto avanzata dal punto di vista delle regolamentazioni ambientali, c'è un interesse proprio nelle istituzioni a dialogare con i filosofi, cioè esistono dei filosofi che lavorano in Europa insieme ai politici, quindi ottima cosa. E però il passo intermedio è appunto la dimensione etica, perché l'etica può essere anche normativa e applicativa, quindi una prospettiva ontologica diversa che mette in discussione il dualismo e che quindi ti dà una visione alternativa, che può essere ad esempio esplorare, come so, le ontologie indigene, è interessante perché ha delle ricadute etiche, anche se in questo caso ci sono alcuni filosofi che potrebbero controbattere che tra ontologia ed etica c'è un divario incolmabile, forse lo avete studiato, si chiama legge di Hume o fallacia naturalistica, per cui dall'essere non si può derivare il dover essere. Secondo me no. Diciamo che non lo sto argomentando molto bene, come potrebbe dire qualcuno, però secondo me si può... Ci deve essere una commistione tra fatti e valori e non si può eliminare, soprattutto se si parla di scienza non esiste la neutralità e quindi la visione del mondo modifica necessariamente il modo in cui noi decidiamo di agire. E quindi il passo intermedio appunto dall'ontologia all'etica secondo me è un modo per arrivare a fare qualcosa e a rendere anche le riflessioni più teoriche applicative e pratiche. Non so se ho risposto. Sì. Se avete anche obiezioni, mi volete dire no, guarda, hai detto tutte cretinate, va benissimo. C'è il ragazzo. C'è il ragazzo là dietro. No, no. Lui. Lei prima ha detto che ha svolto del lavoro pratico sul territorio. Sì. Ero curioso di sapere in cosa è consistito. Sì. Allora, diciamo che sempre per il fatto che non voglio fare filosofia e basta, ma vorrei provare a fare una contaminazione anche con cose più pratiche,
diciamo, per cercare di dare un senso pratico alla mia ricerca di etica ambientale, a questa ontologia relazionale e al fatto che gli esseri umani hanno un impatto positivo sulla natura, ho scelto come zona di studio il centro e sud Italia e mi sono focalizzata su alcuni paesaggi bioculturali, e quindi sono dei paesaggi appunto naturali che però sono come sono oggi dipende da attività umane che sono andate avanti per secoli, in alcuni casi per millenni, e che hanno plasmato il territorio. E sono andata a fare delle interviste sostanzialmente alle popolazioni del luogo sulla cosiddetta diversità bioculturale, quindi la correlazione tra la diversità culturale, per esempio, non lo so, dialetti tradizionali, tradizioni musicali, tradizioni religiose, modi di utilizzare la natura, modi di conoscere la natura, quindi cibi locali anche o lavorazioni locali o cose del genere, e la correlazione tra questo e la tutela della biodiversità. In soldoni, questo era il lavoro sul campo, e ho fatto questa ricerca, si dice ricerca qualitativa, quindi non con una quantificazione dei dati, ma attraverso interviste. E l'idea era appunto vedere quanto anche in Italia, che comunque è un paese industrializzato da almeno 200 anni, diciamo, anche qui si mantenga in alcune sacche una relazione con il mondo naturale, non necessariamente utilitaristica o comunque di distacco, ma una relazione molto più sostanziale, ecco, con l'ecosistema locale. Io invece volevo chiedere, è troppo vicino? No, va bene, ok. Volevo chiedere invece, quando ci hai fatto vedere il grafico sugli indigeni, che alla voce rappresentano il 15% dei poveri nel mondo, io non ho ben capito cosa si intende per poveri, perché quando mi immagino degli indigeni, sinceramente non penso a dei ricchi e a dei poveri, ma più che altro una società che funziona, diciamo, ecco, sì, esatto, che funziona senza, diciamo, la valuta, i soldi, la proprietà. Quindi volevo capire perché mi è sfuggito un attimo questo passaggio. No, anzi, grazie per un'osservazione molto arguta, e secondo me torna alla questione di come noi vediamo il mondo, cioè questo ovviamente povero si intende, cioè è misurato attraverso il PIL, quindi pro capite o nazionale, e perciò anche in questo caso c'è un, diciamo, ci mettiamo degli occhiali attraverso che sono, diciamo, cioè non necessariamente dobbiamo condividere questa visione. Ovviamente, per esempio, in quel libro che ho citato, di quella ecologa indigena, lei racconta appunto che nella sua popolazione, che si chiama Potawatomi, mi pare, e lei racconta che appunto l'idea di cioè l'idea di ricchezza economica, come la intendiamo noi, appunto basata sulla moneta, che loro non hanno perché si basano sul baratto, non ha alcun senso, e proprio la ricchezza non dipende da quanti oggetti hai. Qui nel mondo occidentale è quante case hai, quanti soldi hai in banca, eccetera. Per loro sei più ricco se riesci a fare più doni alla tua comunità, quindi in realtà sei meno di fatto, no? Perché ti privi di più cose. E non fai più doni se hai più cose ammassate, e quindi un pochino te le devi, cioè non hai nulla in casa, però qualsiasi, appena hai una pagnotta, metà la dai agli altri. E quindi sì, ovviamente è una cosa questionabile, diciamo, però se dobbiamo avere una valutazione globale che equalizza necessariamente per avere una visione d'insieme, e parliamo di GDP, molto spesso appunto gli indigeni sono considerati poveri, anche perché in molti casi, se pensi per esempio al Nord America, storicamente gli indigeni sono stati marginalizzati, e quindi non sono più in grado di vivere come vivevano i loro antenati, e quindi in una situazione in cui per esempio la loro felicità è comunque alta, anche se hanno materialmente poco. In molti casi vivono praticamente ai margini della società industrializzata, hanno poca voce politica, e quindi si trovano in una condizione di poveri molto simile per esempio alle persone che vanno via dai campi, non so, in Africa o in India, e si ammassano negli slum ai margini delle grandi città. Quindi purtroppo
diventano poveri anche per le poche possibilità che hanno di sviluppo e di benessere. Se avete altre domande o sempre questioni, discussioni, eccetera, voi. Chiedere come l'etica ambientale si relaziona al fatto che i periodi di forte sviluppo e di sfruttamento del territorio non hanno portato soltanto a degli aspetti negativi ma anche a degli aspetti positivi, ad esempio il grande sviluppo tecnologico o della medicina, appunto in questo senso. Grazie. Grazie. Ah, questo è interessante perché noi abbiamo una visione molto pregiudiziale. Cioè vediamo sempre il mondo come qualcosa che sta andando peggio, no? Quindi, non lo so, ci sono sempre più guerre, vabbè, c'è la crisi climatica, quello è un fatto oggettivo, ci sono sempre più poveri, eccetera, però ci sono alcuni studiosi che dimostrano che effettivamente il mondo sta andando un po' meglio a livello, diciamo, umano, strettamente sociale, e quindi ci sono a livello globale sempre meno poveri, c'è sempre più accesso alle risorse, al benessere, c'è sempre più sviluppo tecnologico, appunto, come dicevi, medicina, eccetera. E come si colloca l'etica ambientale in questo? Il problema è che nella maggior parte dei casi questo sviluppo tecnologico, per esempio noi che siamo un paese industrializzato, uno dei paesi più industrializzati del mondo, l'Italia, abbiamo goduto storicamente di questo sviluppo senza pagare il conto sostanzialmente per molto tempo, cioè possiamo vivere non so, con il riscaldamento, la luce tutto l'anno, quindi con un certo livello di benessere, perché ci basiamo su un'economia che ha come base l'energia fossile, che però è un'energia non rinnovabile, con un grande costo ambientale e che ha di conseguenza anche un grande costo sociale, che però semplicemente non paghiamo noi. E se dobbiamo arrivare a un concetto di giustizia globale, quindi che tutti possano avere questo livello di benessere, da qualche parte il bilanciamento del pagamento deve arrivare, e finora io, certo, ho una visione un po' parziale su questo, un'opinione personale, non riesco a vedere un bilanciamento possibile tra la questione sociale, quindi tutti che arriviamo a un livello di benessere altissimo come quello in cui vivono i paesi, diciamo, industrializzati del nord del mondo, e dall'altra parte la tutela dell'ambiente, cioè ci dovrebbe essere un bilanciamento in cui almeno ci sia un ribasso dal punto di vista del benessere. Ovviamente non parlo di medicina, parlo di, non lo so, di c'è una distinzione tra diritti negativi e diritti positivi, cioè i diritti negativi sono le cose fondamentali, quelli che se ti vengono negati ti riducono fortemente la qualità di vita, tipo il diritto alla salute, il diritto al cibo, il diritto all'acqua pulita, eccetera. E poi ci sono dei diritti positivi di cui noi facciamo larghissimo uso, che sono, non so, il diritto di viaggiare dall'altra parte del mondo inquinando quanto inquina un africano in tutta la sua vita per fare un solo viaggio, per andare a vedere l'Australia, o avere, non lo so, 50 telefoni nel corso della nostra vita perché vogliamo l'ultimo modello. E forse dovremmo tagliare sui diritti positivi per poter trovare quel bilanciamento tra tutela dell'ambiente e ampliamento di quei diritti fondamentali a tutta la popolazione. Non so se la risposta era un po' contorta, quindi mi chiedo scusa, però possiamo discuterne di più se vuoi. Allora, la natura ci ha dato il dono di un'intelligenza altissima e noi arriviamo costantemente al massimo delle nostre potenzialità sfruttandola per processi come urbanizzazione e tecnologizzazione che consideriamo comunque artificiali. Ma se la natura ci ha dato questo dono, non si potrebbe considerare il frutto di questo dono un frutto della natura, certamente? Ok, questa è un'argomentazione molto, molto succedevole, diciamo.
Cioè, il concetto è, alcuni potrebbero portare all'estremo la tua argomentazione dicendo noi con la tecnologia che ci è stata data dalla natura, perché abbiamo uno sviluppo cerebrale che è arrivato a questo punto per evoluzione naturale, abbiamo causato il cambiamento climatico, però noi siamo una specie naturale e quindi anche il cambiamento climatico è naturale, che problema c'è, giusto? Allora, l'argomentazione per definitiva, diciamo, per questo tipo di argomento io non ce l'ho. Sposterei la questione su come siamo arrivati a questo sviluppo, e il concetto è che siamo arrivati a questo sviluppo non perché la natura ce l'ha donato, ma per semplice contingenza. Per contingenza intendiamo più o meno il caso. Caso che non significa che non c'è nessuna legge, ma significa che ci sono delle leggi naturali a cui noi come specie naturale siamo soggetti, che però non ci portano verso un fine già predeterminato da qualcuno, no? E quindi è capitato per una serie di sliding doors, quindi di casualità sostanzialmente della storia della vita, che arrivassimo a questo punto, e poteva non capitare. Non credo che questo ci renda, non credo che questo, che è un fatto, ci dia l'argomentazione etica per dire che possiamo farlo, perché proprio per questo sviluppo cerebrale che, appunto, come dici, ci è stato donato dalla natura, che ci è capitato di avere, e abbiamo anche la capacità di vedere le conseguenze delle nostre azioni e di prevedere quello che potrebbe succedere. E quindi sì, abbiamo uno sviluppo tecnologico che ci permette, che potenzialmente potrebbe andare chissà dove, però possiamo prevedere sempre con quello sviluppo tecnologico quali sono le potenziali strade che potremmo imboccare, e quindi tra le strade che stiamo prendendo mi sembra che ce ne sia almeno qualcuna che non ci sta portando proprio in una situazione ottima, sia a livello di equità, perché non tutti hanno l'accesso alle stesse risorse, anche se quelle risorse ci sono per qualcuno, sia a livello di sopravvivenza, no? Perché proprio da quella traiettoria tecnologica stiamo entrando in una sorta di trappola in cui l'umanità rischia di finire come la rana bollita. E quindi credo che abbia senso provare a usare proprio questa potenzialità che abbiamo, non per proseguire su quella strada senza, cioè, insomma, per esplorare e vediamo fino a dove ci porta, ma per provare a prevedere ed avere un po' più di lungimiranza. Non so cosa ne pensi. Altre domande? Volevo porre l'attenzione sul discorso se si può fare tra etica individuale ed etica collettiva, nel senso che io credo che quando parliamo di rispetto ambientale, ognuno di noi cerca, magari se è sensibile a queste tematiche, di avere dei comportamenti corretti. Poi a volte ho l'impressione che comunque, diciamo, quello che facciamo noi abbia poca incidenza, perché ci vorrebbe un'etica collettiva, cioè quindi delle decisioni prese a livello più ampio. Quindi le chiedevo appunto questo, così, qualche riflessione su questo discorso dell'etica individuale, etica collettiva. E poi un'altra cosa, questo modello di sviluppo occidentale in realtà con la globalizzazione è totale, cioè io non riesco a vedere degli altri modelli, purtroppo. Quindi mi chiedevo se c'è una via d'uscita a questo modello, perché altrimenti anche, diciamo, l'ambientalismo sembra quasi che noi dobbiamo insegnare, anche come al solito, agli altri, no? Anche la coscienza ambientale, quindi dobbiamo continuare a trasmettere dei valori perché noi siamo più avanti rispetto agli altri. Quindi se c'è un'alternativa forse a questo modello occidentale. Grazie mille. Beh, allora premetto che saranno solo opinioni personali, perché non ho risposte, diciamo, più oggettive di così,
La questione etica individuale e etica collettiva, anche in questo caso, è un tema su cui mi interrogo, cioè, per come problema personale, insomma. E, effettivamente, se guardiamo ai dati, le azioni individuali di rispetto ambientale che possiamo mettere in atto nella quotidianità più o meno radicali, cioè la più radicale non fare figli e non volare mai più, la meno radicale usare la borraccia e ridurre la plastica. E in ogni caso hanno un impatto limitato nella misura in cui appunto non sono controbilanciate da una da leggi sostanzialmente, quindi da un'etica collettiva appunto. E, d'altra parte, la questione dell'etica collettiva secondo me è molto legata al modello di sviluppo, però appunto su questo è un'opinione molto personale. E prima di passare quindi al modello di sviluppo, mi è venuto in mente che proprio ieri sul giornale leggevo di una ricerca che è stata pubblicata su una rivista scientifica, Nature Climate Change, quindi sicuramente diciamo, sostanziata da dati, in cui questi ricercatori hanno fatto una indagine globale a cui hanno risposto persone da più di 150 paesi, in cui si chiedeva proprio quanto le persone sono disposte a sottomettersi a politiche climatiche, quindi a qualche sacrificio personale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. E usciva che una cosa come l'89% della popolazione mondiale, ovviamente in base al campione, è assolutamente disponibile a fare dei sacrifici, quindi sull'etica individuale direi che ci siamo, e addirittura era disponibile a dare l'1% del proprio reddito, a devolverlo proprio per sostenere questo tipo di azioni. E però la controparte di questa ricerca molto interessante è che più del 60% di queste stesse persone che si ritenevano proattive nei confronti della questione climatica sentivano di essere una minoranza. Erano la stragrande maggioranza eppure sentivano di essere una minoranza. Quindi, non erano incentivate ad agire, a far sentire la propria voce, perché appunto erano in questa bolla in cui probabilmente si pensa che gli altri, magari il vicino la pensa esattamente come te, però non te ne rendi conto, non se ne parla, non lo so. E quindi questo mi ha fatto riflettere su quanto una discussione collettiva e proprio una, cioè il sentimento che le istituzioni ci siano su questo, che siano proattive su questo, sarebbe molto interessante. Dall'altra parte il modello di sviluppo ovviamente oggi con la globalizzazione, come lei diceva, è ovunque ed è il modello anche che i paesi in via di sviluppo stanno adottando, e ovviamente questo è problematico, no? Perché noi abbiamo già fatto quella strada, abbiamo già visto dove ci porta, però dall'altra parte non possiamo certo dire all'India di non usare il carbone perché noi l'abbiamo già usato tutto in termini di emissioni disponibili. E, d'altra parte ci sono dei modelli, per quanto non attualizzati, molto interessanti. Per esempio ci sono degli economisti che ancora oggi sono una minoranza in ambito accademico, sono noti in maniera eclatante come economisti eterodossi, non riconosciuti poi dagli economisti neoliberali, che mettono in questione proprio l'ideologia alla base dell'economia, l'economia diciamo tradizionale considera se stessa una scienza quando non lo è, perché ha delle ideologie alla base che non vengono riconosciute, che sono semplicemente messe sotto il tappeto e però sostanziano tutta la ricerca. E l'economia eterodossa si chiama economia ecologica ed è sempre più, sta prendendo sempre più piede per fortuna anche a livello istituzionale, e mette in discussione per esempio la linearità della crescita. Per esempio mette in discussione il fatto che viviamo in un sistema infinito in cui possiamo infinitamente prendere risorse e infinitamente lasciare rifiuti, perché viviamo in un sistema finito che è il nostro pianeta. Quindi riprende termini fisici, riprende le leggi della termodinamica e le applica all'economia, e fa vedere quanto appunto il sistema di sviluppo è assolutamente privo di alcun senso, perché è qualcosa di teorico, quindi proprio di ideologicamente teorico, che non fa i conti con la realtà.
perciò probabilmente, so che è una risposta molto parziale, però sono dei modelli anche proprio quantitativamente studiati per l'applicazione, in cui gli economisti stanno anche iniziando a elaborare linee guida per i politici, e ci sono anche degli esempi piccoli in cui la cosa si sta applicando, per esempio la città di Barcellona, diverse città in Inghilterra, e in cui questi modelli alternativi si stanno applicando, si vede che funziona, perché tra l'altro è interessante che riescano a tenere insieme la questione sociale e la questione ecologica. Quindi qualche alternativa c'è, ovviamente il rischio di paternalismo, diciamo, coloniale c'è, però sarebbe interessante che per esempio nei paesi in via di sviluppo provassero ad adottare dal ex novo, diciamo, anziché quel modello neoliberista, un altro modello che non è necessariamente quello della decrescita, c'è anche quello nell'universo dell'economia ecologica, però che si vede che funzionano, insomma. Non so se ho risposto bene, possiamo discutere ovviamente. Grazie. Non so se ci sono altre questioni. Già che hai nominato il modello della decrescita, che forse questa è una di quelle cose che possiamo dare per scontati ma non sono. Ecco, quanti di voi sanno cos'è il modello di decrescita? Ecco, perfetto. Ok. Allora, la domanda è molto banale, cioè se puoi spiegarlo e poi puoi dirci anche la tua opinione. In questo liceo noi accettiamo le opinioni personali, eh? Non devi ogni volta dire la mia, è ovvio che è la tua opinione personale. Non abbiamo circolari, abbiamo lì sul lato dei documenti dei tempi in cui le opinioni non erano personali ma erano calate dall'alto, che servono a ricordarci che non era un bel periodo, quindi tu vai con le opinioni personali. Benissimo. Allora, il modello della decrescita è un modello che nasce da alcuni economisti che a un certo punto hanno riconosciuto che c'erano delle idee alla base dell'economia, diciamo, mainstream, quindi l'economia capitalista / neoliberista, che appunto non erano necessariamente una rappresentazione oggettiva della realtà, ma è una rappresentazione un po' ideologica, come abbiamo visto prima per altre cose, tra cui appunto l'idea del perseguire la crescita ad ogni costo e soprattutto l'idea del considerare la crescita solo come qualcosa di valutato in base a in termini monetari, insomma. Ci sono diversi problemi, ci sono diversi cortocircuiti nel determinare la crescita in base al prodotto interno lordo. E innanzitutto perché è lordo e non è netto, quindi per esempio nel momento in cui c'è una guerra, banalmente il PIL di una nazione cresce, perché, ed è ovviamente controintuitivo, no? Perché c'è morte e distruzione, le industrie vengono distrutte, per esempio guardiamo cosa sta accadendo in Ucraina, non hanno più nessun tipo di produzione, la loro economia è distrutta, poi non so se esattamente in Ucraina il PIL sta crescendo, però il PIL mondiale cresce perché si aumenta la produzione di armi. Quindi ci sono diversi problemi di logica, come dire, di base. E poi appunto l'economia ecologica mette in questione il fatto che sarebbe bello se potessi fare un disegnino, perché è semplice. Comunque, immaginatevi tipo la crescita lineare come una freccia direzionata che prosegue all'infinito. Se invece noi quella freccia la mettiamo in un cerchio, quindi prendiamo un cerchio che sarebbe il nostro pianeta e ci mettiamo questa freccia che è infinita, ovviamente a un certo punto la freccia eccede i confini di quel cerchio, no? Se quel cerchio è il pianeta e la crescita eccede quei confini, c'è qualcosa che non va, perché ovviamente non possiamo crescere, cioè proprio a livello fisico non possiamo crescere tipo nell'universo, a un certo punto toccheremo un limite, come se fossimo, non so, in un palazzo, toccassimo il limite del palazzo e oltre quello non si può andare, quindi se non valutiamo la crescita in base a crescita economica appunto in base a quello, quindi che ne so, costruire nuove strade, usare nuovi materiali e aumentare la ricchezza all'infinito,
tutto questo non è possibile in base alle risorse finite del pianeta, che appunto è chiuso, è come se fossimo su un'astronave dalla quale non è che possiamo uscire, quelle sono le risorse, quello è, e soprattutto se le risorse non sono rinnovabili. La proposta della decrescita in realtà è molto antica, cioè noi pensiamo che sia una cosa tipo della sinistra fricchettona degli anni 60, invece non è così. È un economista, diciamo, tutt'altro che rivoluzionario come John Stuart Mill della fine dell'Ottocento, ha scritto un enorme libro di cui ora non ricordo esattamente il nome, tipo Principi di Economia, in cui proponeva l'idea di uno stato stazionario. Quindi diceva, se noi riusciamo a raggiungere in un'economia, diciamo nazionale, uno stato in cui tutti hanno un livello di benessere minimo e quindi tutti si trovano in una condizione dignitosa di vita, in cui hanno una serie di diritti fondamentali, un'altra serie di diritti un po' meno fondamentali che li fanno vivere bene, e l'economia gira, tutti hanno un lavoro e quindi tutti fanno del loro meglio, perché dobbiamo continuare a crescere all'infinito? Possiamo arrivare a questo stato stazionario in cui la crescita, in cui per esempio evitiamo la sovrapproduzione, produciamo solo il necessario, e quindi c'è un rinnovamento possibile, un rinnovamento continuo dei beni, che però appunto non va oltre il necessario, e quindi non si creano tutta una serie di problemi che la nostra economia, la nostra economia globalizzata capitalistica non considera, ma ci sono. Per esempio, se qualcuno di voi è andato in America, è entrato in un supermercato, mi è capitato quest'estate, sono andata in un supermercato e sono rimasta completamente scioccata, sconvolta da una cosa che noi in Europa non vediamo, che è la sovrapproduzione. Cioè lì, anche in Europa, cioè per esempio con il cibo, sprechiamo tantissimo cibo, ma non è che sprechiamo tantissimo cibo perché siamo tutti inappetenti, ne sprechiamo tantissimo perché ne produciamo troppo, e ne produciamo troppo perché l'obiettivo non è soddisfare i bisogni, ma crescere, aumentare la produttività per fare più soldi, perché non c'è un tetto massimo al quale aspirare, ma l'infinito è il limite. E in America questa cosa è evidentissima, e quindi per esempio l'economia continua a fare autocorrezioni costanti. Per esempio arriviamo a una crisi, scusate perché io non sono un economista quindi sto spiegando tutto in maniera molto così generica, però arriviamo a delle crisi economiche che sono qualcosa, in realtà, come dicono gli economisti ortodossi, non di eccezionale ma di assolutamente normale in un sistema del genere, perché ci sono delle fluttuazioni nel momento in cui tu sovrapproduci, a un certo punto si creerà necessariamente una riduzione della domanda e non si sa più che fare di tutto quel prodotto, e quindi si crea una crisi economica. E quindi se qualcuno è più esperto vuole intervenire per rendere le cose più chiare, però il concetto è che appunto se mettiamo in discussione questa cosa, che è appunto molto ideologica, cioè se guardiamo il dibattito pubblico anche è molto difficile parlare di questa cosa, perché le opinioni si fanno subito molto, molto forti, molto, ci si accalora molto su questa questione, e questo è un indice del fatto che c'è un'ideologia dietro, che non si sta parlando solo di questioni oggettive. Però se proviamo a mettere in discussione quest'idea della crescita a tutti i costi, possiamo provare a darci un obiettivo diverso, che è quello che appunto vuole la decrescita, che è ridurre pian piano questa idea di crescita infinita, e darci un obiettivo. La decrescita significa per esempio focalizzarci più sui servizi, focalizzarci su una produzione limitata che permetta di raggiungere i bisogni di tutti, e cosa assolutamente possibile, perché con tutto il cibo, tornando all'esempio, che sprechiamo ogni anno, potremmo sfamare tranquillamente tutta la popolazione mondiale di 8 miliardi rotti di adesso, e focalizzarci ad esempio sulla produzione di servizi piuttosto che sulla produzione di oggetti. E alcuni appunto hanno parlato di decrescita felice, perché questo permetterebbe anche una redistribuzione più equa delle risorse. Questo però implicherebbe per esempio che le super ricchezze non dovrebbero più esistere, ma dovrebbero essere redistribuite, con tutti i problemi politici che questo comporta, perché al mondo, diciamo, il mondo capitalistico odierno è basato su grandi ricchezze nelle mani di pochi. Una delle cose che stanno peggiorando nel nostro mondo è proprio la diseguaglianza, quindi c'è un 1% ricchissimo che diviene il 50% della ricchezza mondiale, e tipo un 50% di popolazione mondiale che diviene l'1% della ricchezza, quindi c'è qualcosa che non va. 5 parole per questo.
non so se si può aggiungere qualcosa, sicuramente sì. No, solo un esempio, perché tu hai parlato della guerra, ma bisognerebbe sapere le armi che usa l'Ucraina, se vengono prodotte in Ucraina o no, per sapere il PIL. Però quando, quando noi siamo fermi nel traffico col motore acceso, ma c'è una coda e siamo bloccati, o avanziamo di pochi metri e poi ci blocchiamo, in quel momento noi stiamo facendo crescere il PIL, perché stiamo consumando benzina. E intuitivamente non è una situazione positiva per nessuno il fatto di stare bloccati nel traffico col motore acceso, ma non riusciamo ad arrivare all'appuntamento e nel frattempo stiamo inquinando. Però questo produce ricchezza, cioè produce valore, un valore lordo che in realtà non serve a nessuno. Per cui il PIL è, in una battuta, la quantità di ricchezza che viene prodotta in un paese, non dal paese. Quindi nel PIL italiano c'è la ricchezza prodotta da un'azienda, una fabbrica, poniamo, di proprietà britannica. Però se questa fabbrica produce in Italia si conta nel PIL italiano. Se un imprenditore tessile del Veneto apre una joint venture con la Cina e produce in Cina, anche se si arricchisce l'imprenditore Treviso, viene contato nel prodotto interno lordo della Cina e non dell'Italia. Quindi una cifra del tutto astratta, perché dovrebbe corrispondere a un'idea. Se ci vendiamo tutto quello che abbiamo, riusciamo a pagare il debito, ma nel PIL non c'è tutto quello che abbiamo. Una parte non c'è e una parte di quello che c'è non è nostro. E però in base a questo numero astratto, che vengono poi regolati dei parametri, per cui un paese della Comunità Europea non può avere un debito superiore a una certa percentuale di prodotto interno lordo. Se ce l'ha deve rientrare. L'Italia è storicamente in questa condizione, ma il problema è che questo star dentro questo parametro è astratto, perché il parametro è astratto. Il che ovviamente non è un mio invito a spendere e espandere, no? È semplicemente il fatto che l'economia è fatta di parametri che a un certo punto vivono di vita propria e tendiamo anche a dimenticarci come sono nati. Però siccome la regola è quella, dobbiamo, non so, come se ci fossero delle leggi del 1700 che nessuno ha mai pensato di abrogare e però sono ancora vigenti. Però in genere sulle leggi tendiamo ad essere un po' più accurati e liberarci delle leggi del passato. Tutto questo. Anche perché molti dei modelli economici sono dei modelli matematici che però non entrano assolutamente in relazione con il mondo reale e quindi ad esempio non prendono in considerazione le famose esternalità, che appunto sono considerate esternalità esterne al calcolo economico e che però in alcuni casi sono estremamente interne, tipo le emissioni della produzione industriale, emissioni intendo di gas climalteranti, che ovviamente poi hanno dei costi sull'economia, però non vengono conteggiate e quindi non si fa questa sperequazione tra il PIL accresciuto da un'industria altamente inquinante e l'inquinamento che poi andrà pagato da quello stesso PIL. È molto interessante provare a mettere in questione tutti questi cortocircuiti del modello economico attuale, ma anche nel nostro quotidiano, insomma, è interessante fare. Un'ultima domanda, un ultimo dubbio, un ultimo intervento. Nel mondo di oggi, no? A me sembra impossibile pensare a un futuro in cui comunque anche tecnologicamente non cercheremo di progredire. E quindi intuitivamente mi viene da pensare, anche alla luce di questo, che più progrediamo tecnologicamente, comunque più ci avvicineremo a una realtà in cui però inquineremo di più o comunque non andremo più tanto d'accordo con la wildness. E diciamo le proposte, o comunque diciamo, i,
futuri ipotetici in cui invece ci riavviciniamo alla wellness, a me invece però comunque pare di aver capito che implichino un avanzamento tecnologico, e in questo io comunque trovo, cioè penso che sia necessario comunque anche in un certo senso portare avanti la globalizzazione, anche se però questo diventerebbe un controsenso, perché la globalizzazione implica di per sé però l'allontanamento dalla wellness. Però, cioè, diciamo, il mio punto è, se vogliamo cercare, ad esempio, sulla sovrapproduzione del cibo, a una ridistribuzione per la quale il cibo che produciamo adesso basti a soddisfare il bisogno mondiale, allora però come facciamo a rendere possibile e concreta questa cosa senza, diciamo, continuare questo processo di globalizzazione in cui arriviamo a toccare tutte le aree del mondo, del globo, e quindi continuare però di fatto a allontanarci dalla wellness. Ok, grazie. No, tieni un attimo il microfono perché ti volevo fare delle domande di risposta. Cioè, se ho ben capito, allora, tu pensi che la globalizzazione significhi, cioè non ho capito innanzitutto perché sviluppo tecnologico dovrebbe essere più inquinante, cioè nel senso noi anche per questioni di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici o per la tutela della biodiversità facciamo molto riferimento allo sviluppo tecnologico e sperabilmente troveremo delle tecnologie che ci permetteranno idealmente di mantenere un livello di benessere simile a quello attuale, possibilmente sempre più equamente distribuito, però riducendo la nostra impronta ambientale. Cioè, io lo penso più in termini proprio di produzione, c'è anche l'auto elettrica adesso, no? Che si spinge molto verso l'ibrido, verso l'elettrico, però comunque le batterie vanno prodotte e la produzione implica inquinamento. Ma secondo me il punto qui non è, cioè il punto è prima, è mettere in discussione quel paradigma, cioè se non è produrre le auto elettriche, è quante ne produciamo o perché tutti dobbiamo avere la macchina o perché tutti dobbiamo avere la macchina sempre più grande, elettrica, cioè nel senso... se noi ci basiamo su una tecnologia ma non mettiamo in discussione qual è il modello alla base, che secondo me è un modello ideologico, però qui possiamo discuterne, non ne usciamo, perché se continuiamo a iperprodurre e non mettiamo in discussione quel modello che ci ha portato qui, allora cioè, ti fai capire che allora, se vogliamo comunque riavvicinarci alla wellness dobbiamo cambiare in maniera abbastanza affrontata e anche radicale i nostri comportamenti proprio quotidiani, perché se, cioè ora come ora io non riesco a immaginarmi anche personalmente un mio futuro senza la macchina. Beh, allora, su questo la mia prospettiva è che, forse è un po' pessimista, ma che se ci troviamo cioè oggi nel 2024, no? E il punto di non ritorno riconosciuto dagli scienziati è nel 2030, sono 6 anni, ne parliamo da... questa cosa del cambiamento climatico si sa dall'inizio del Novecento, forse all'inizio del Novecento avremmo potuto trovare tecnologie, cioè se ci fosse, vabbè, diciamo che se 30 anni fa avessimo lavorato veramente a livello anche politico a tecnologie che avrebbero potuto portarci fuori da questa strada, cioè portarci verso una strada ad esempio di decarbonizzazione, allora non avremmo oggi bisogno di fare sacrifici. Oggi tuttavia ci troviamo in una situazione talmente grave per cui ormai si parla sempre meno di mitigazione, e quindi mitigazione significa che possiamo mantenere il nostro livello attuale di sviluppo e di benessere riducendo gli impatti possibili del cambiamento climatico, perché la crisi climatica ambientale già c'è e già sta facendo danni anche in un paese tipo come il nostro, dobbiamo e quindi necessariamente ci dobbiamo adattare, e adattamento purtroppo cioè, è brutto da dire, è brutto da pensare ed è brutto per tutti, però dalla mia e vostra generazione si dovrà adattare e quindi dovrà fare dei sacrifici, perciò io credo che il modello di sviluppo in cui tutti abbiamo la macchina non sia fattibile a lungo termine, cioè se vogliamo continuare ok, però dobbiamo anche assumercene le conseguenze, credo, cioè, purtroppo non credo che ci sia grande possibilità di tenere insieme capre e cavoli in questo caso. Grazie. Bene, allora salutiamo la dottoressa Verdinelli anche per il poco di fila a cui l'avete sottoposta.
che la sua carriera è ancora agli inizi, noi ci aspettiamo che poi a ogni step successivo ritorni. Sì? E ci sono tante step. Esatto, quando la potremo dire la professoressa Verona. Ringraziamo di nuovo il tecnico e entro 5 minuti suona la campana, quindi all'estero. Grazie per l'ospitalità, ragazzi.